Voi lo sapete che cosa è successo a Roma venerdì scorso, il 15 di aprile? Si è riunita la commissione trilaterale. Ma dai, non fate finta, su, lo saprete perché l'avranno sicuramente detto, perlomeno al TG1, perché tra gli ospiti c'era Monica Maggioni. Chi è Monica Maggioni? Una giornalista, nonché presidente della RAI. Che cos'è la commissione trilaterale? Per i pochi, anzi, per i più che ancora non lo sanno, è un'associazione creata da David Rockefeller circa negli anni 70, che si prefiggeva lo scopo di superare quelle farraginosità delle democrazie, cosa volete, tutti discutono, non si decide mai niente. E indovinate chi fu a capo della commissione trilaterale lato Europa per tantissimi anni? Ma chi poteva essere se non lui, il nostro Marione? Il nostro Marione che non a caso rovesciò, fu incaricato di rovesciare il governo Berlusconi, un governo criticabile ma regolarmente eletto, nel 2011. Alcuni festeggiarono, ma se volete sapere davvero che cosa fa la commissione trilaterale, beh, pensate che proprio il presidente Mattarella, sì sì, il presidente della Repubblica, ha aperto i lavori venerdì. E sentite che cosa ha detto. Quando, oltre 40 anni fa, David Rockefeller ebbe l'intuizione di dar vita alla commissione, si mosse nell'intento di capitalizzare le risorse e le energie degli ambienti imprenditoriali, culturali e sociali in America, Europa e Giappone, per superare le rigidità che sovente accompagnano le relazioni ufficiali tra i governi, così da fornire interpretazioni non formali ma originali di fenomeni complessi e dalle ampie ramificazioni. Ma no, aspetta, avete capito bene? David Rockefeller ha creato la commissione trilaterale per superare quelle rigidità che di sovente accompagnano le relazioni tra i governi. Superare. Tenetelo a mente, andiamo avanti. La perdurante utilità di un foro di dialogo che possa favorire, avvalendosi di una ampia varietà di esperienze, di una prospettiva strategica di lungo periodo, sganciata da ogni ufficialità. Capite? Il Presidente della Repubblica, garante super partes delle istituzioni democratiche di tutto un paese, come l'Italia, dice che c'era bisogno di un foro per riunire delle competenze sganciate da ogni ufficialità. Cioè, la roba ufficiale è la politica, la roba non ufficiale sono le riunioni a porte chiuse. C'è bisogno di questo? C'è proprio bisogno di questo. Ma perché c'è bisogno di questo? Perché avete bisogno di riunirvi a porte chiuse? Non vi bastano le commissioni in Parlamento? Non vi basta l'aula della Camera e l'aula del Senato? Perché dovete parlare senza che nessuno vi senta? Ma va avanti, Mattarella, ascoltiamo. I rapporti elaborati dalla trilaterale costituiscono da più di 40 anni uno stimolo interessante per i policy maker. Avete sentito cosa dice Mattarella? I rapporti della commissione trilaterale costituiscono da oltre 40 anni un interessante stimolo per i policy makers. I policy makers! E chi sono questi policy makers? Ma sono i parlamentari, i nostri dipendenti, che vengono stimolati dai rapporti della commissione trilaterale. Ma per non lasciare cadere nel vuoto queste parole, che sono di una gravità inaudita, del Presidente della Repubblica, spieghiamo perché sono di una gravità inaudita. Il primo rapporto della commissione trilaterale, i rapporti, quelli che fanno da stimolo per i policy makers, si chiamava The Crisis of Democracy. Ne parlai nel 2011, era quello che diceva dovete restare in apnea. E secondo questo rapporto, negli States c'era un eccesso di democrazia. Un eccesso di democrazia, tutta questa democrazia, ai. Tutta questa democrazia rendeva lento lo sviluppo economico, andava un po' sistemata, e parlava anche dell'Europa, diceva che molti stati democratici erano troppo burocratici, c'era troppa lungaggine, non si arrivava mai a una decisione, bisognava snellire. Ma diceva anche un'altra cosa, diceva che le uniche democrazie che funzionano sono quelle dove la larga parte della popolazione sta in apnea, ai margini del dibattito pubblico. Che significa? Che se ne devono fregare. La maggior parte dei cittadini devono andare avanti con panem et circenses e non occuparsi della cosa pubblica. Perché subia, se tutti se ne occupassero sarebbe un casino. Che coda, che lungaggine, tutti questi referendum, tutte queste votazioni, tutte queste discussioni, tutte queste persone che alzano la mano, tutti quelli che vogliono parlare. Questa è la commissione trilaterale. Questi sono i rapporti della commissione trilaterale ed è questo che sta elogiando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
E del resto è stato proprio Secchi, il presidente italiano della Commissione Trilaterale, a dire che dalle loro riunioni escono le persone che poi finiscono in un modo o nell'altro per governare. È una scuola per governanti, insomma. È un master per persone come la Guidi, perché si è visto, Secchi si vantava di aver messo dentro la Guidi. Abbiamo la Guidi, abbiamo avuto Mario Monti, adesso avremo anche qualcun altro. La Guidi, quella dell'emendamento su Tempa Rossa. Ma poi anche Romano Prodi, Enrico Letta, naturalmente Mario Monti, ma la cosa interessante era che venerdì c'era anche Monica Maggioni a una riunione a porte chiuse. C'è un video interessante di due ragazzi sul web che cercano di intrufolarsi alla riunione della Trilaterale venerdì a Roma e vengono sbattuti fuori. Cioè, noi, i cittadini, non possono ascoltare. Monica Maggioni sì, ma Monica Maggioni è una giornalista. Andiamo a vedere sul dizionario la voce giornalista. Qual è l'etica del giornalista? Fare riunioni a porte chiuse? Aspetta, aspetta, Monica Maggioni non è solo una giornalista, è anche presidente della RAI, che è il servizio pubblico radio-televisivo, cioè quello che ha come mission informare i cittadini. E quindi Monica Maggioni sarà andata lì per fare un lungo reportage su quello che si sono detti a porte chiuse questi benefattori che vogliono aiutare l'umanità, io voglio crederci, e l'avrà pubblicato in apertura, è una cosa importante, su TG1. Delle 20, magari avrà fatto degli spot, degli speciali di approfondimento al posto di Ballando sotto le stelle, al posto di qualche isola dei famosi. Qualcuno di voi l'ha visto? No, perché se una giornalista, nonché presidente della RAI, va lì e non produce del materiale utile per l'opinione pubblica, allora che cosa ci è andata a fare? Qualcuno un po' maligno potrebbe pensare che è andata lì per prendere ordine, ma noi non ci crediamo, e allora, coraggio, Monica, raccontaci.